tradizione in onore di Santa Rita da Cascia, Torre del Greco. Ogni anno la comunità delle Suore della Carità di San Giovanni Antida, i numerosi fedeli, celebrano la ricorrenza nella piccola chiesa di Corso Avezzana. Questa mattina la tradizionale benedizione delle rose e poi la solenne celebrazione eucaristica. Tante le emozioni e le preghiere rivolte dai devoti alla Santa dei Casi Impossibili. Santa Rita ci dà tanta forza, tanta. Io quello che faccio non ce la farei, l'età che tengo, lei mi dà la forza. Che passo di qua, devo entrare. E ti attira proprio. E qual è la preghiera che rivolge alla Santa in queste occasioni? Tante, tante, non è una sola, tante. In occasione di questa ricorrenza lei viene sempre qui alla chiesa? Sì, veniamo sì, ogni anno, poi si vengono a prendere le rose benedette, si devono donare e poi si devono venire a prendere benedette. E qual è la preghiera che rivolge alla Santa? Di farci stare tutto bene, di farci stare meglio, la cattiveria, di far dare la cattiveria via, che quella è la cattiveria che poi fa succedere tutti i disastri. Allora vuole a pregare sempre, a fare queste devozioni, che non devono mai mancare, no, queste cose ci sono rimaste. Ci tengo molto, è importante. Per chi ci tiene è importante. E qual è la preghiera che rivolge alla Santa in questa occasione? Di far star bene a tutti alla fine, perché ne abbiamo bisogno un po' tutti quanti. Quale emozione prova ogni volta che viene qui in chiesa? È un'emozione che non è che si può descrivere, quella che abbiamo pure in famiglia, dei nipoti che portano questo nome, sperando che ci fa una grazia, sia per noi che per tutto il mondo intero. Qual è la preghiera che rivolge la Santa? Beh, di farci stare tutti quanti bene, la mia famiglia e tutti. Chiamata la Santa dei miracoli difficili, è vero, la Santa dei casi difficili, no? Lei ogni anno viene qui in occasione di questa ricorrenza? Di Torre del Greco, quindi diciamo che anche durante l'anno è porto centro. Veniamo, portiamo la rosa a Santa Rita e la veniamo a pregarla. Quale emozione prova ogni volta che viene qui? Io se non vengo non sono sereno, ci tengo a essere presente in questo giorno. Auspico e prego sempre che possa far stare bene me, la mia famiglia e le persone che conosco, tutti. Insomma, un preciso momento, tutte queste guerre che ci stanno affliggendo veramente, speriamo ci ascolti. È proprio una bella emozione perché la Santa Rita è la santa degli impossibili. Quale emozione prova quando viene qui? È una grande emozione perché vado pure a Santa Rita da Cascia, sono molto devota. Adesso in questo momento ho un poco bisogno di Santa Rita perché tengo un nipotino che non sta bene e ancora mi serve di più.